Ho avuto modo più di una volta di intervistare Don Peppino. Ero di fronte veramente a un capitano di industria. A Bari c'è una strada che è intitolata a lui e sul soffitto brillava la stella di Cavaliere del Lavoro. Grande successo di pubblico al Cineporto di Bari per la prima proiezione pubblica dell'impresa Formidabile, primo esempio di ricostruzione con la modalità del cinema breve della vita imprenditoriale e non solo di Giuseppe Calabrese, pioniere della manifattura meccanica Made in Italy. Il lavoro prodotto da TRM Network insieme al distretto di Alogoi e da Confimi Industria col riconoscimento della Puglia Film Commission si è proposto l'obiettivo di ricostruire il miracolo Made in Puglia che ha portato le officine calabrese a cavallo degli anni 70 alla ribalta internazionale della scena economico-imprenditoriale. L'opinione pubblica che noi pensiamo non è più consapevole del fatto che c'è una zona industriale, che ci sono campioni del Made in Italy sul nostro territorio. Attraverso la rievocazione dell'epopea del Cavaliere, che Bari ha un po' dimenticato, volevamo e stiamo ottenendo di rimettere al centro l'industria manifatturiera, l'attenzione dell'industria manifatturiera rispetto all'opinione pubblica. Ho potuto apprezzarne tutte le qualità, non solo su quelle tecniche, ma anche quelle umane, anche quelle civiche. Ho sentito raccontare di lui episodi commoventi. Mi sono sentito ripetere stamattina una qualità che già una volta mi era stata indicata da un operaio. Secondo lei, Don Peppino, com'era? Una sola parola, risposta: umano.